Ciao a tutti amici di Extreme Hardware, sono Giovanni e in questo video vi farò vedere come effettuare delle scansioni con l'Iriscan Book 3. L'unboxing lo troverete nel corso della nostra recensione. Passiamo dunque subito a digitalizzare il nostro classico foglio di carta millimetrata che utilizziamo per i test. Questo è lo scanner, per accenderlo basterà tenere premuto per un pochino di tempo il pulsante d'accensione e come vedrete si illuminerà il display. Qui in basso a destra viene indicata la risoluzione espressa in dp, ovvero punti per pollice. Qui è il formato JPEG. Questi tre pallini colorati indicano che la scansione sarà a colori e qui in basso a sinistra c'è l'indicazione di stato della batteria. Per poter modificare i settaggi basterà premere una volta di nuovo il pulsante d'accensione e potremo muoverci attraverso questi due pulsanti, su e giù tra le varie impostazioni. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Ecco qui. In questo caso voglio modificare la risoluzione, premo il pulsante Scan o Enter in questo caso. E metto 900 dp. Ok, ora dobbiamo assicurarci di avere il nostro foglio da scansionare su una superficie perfettamente piana. Una volta fatto ciò, basterà appoggiare lo scanner su un'estremità e premere il pulsante Scan. Sul display comparirà appunto la scritta Scan. Basterà passarlo, in questo caso l'ho passato troppo velocemente, è uscita la scritta error. Basterà riprimerlo e come vedete mi dà l'anteprima, ma non servirà a niente in questo caso perché sono stato troppo veloce. Ovviamente a 900 dp bisogna andare molto lentamente. Riproviamoci. La scansione va fatta dall'alto verso il basso del documento, altrimenti ce lo troveremo capovolto. Ho sbagliato di nuovo, sono andato troppo veloce e di nuovo error. Ovviamente bisogna fare molta pratica. Come vediamo, ci dà l'anteprima a metà. Diminuiamo i dp in modo tale da poter avere più tempo. Ok, riproviamoci. Una volta co completata la scansione, premiamo di nuovo il pulsante Scan. Ed ecco l'anteprima del foglio scansionato. Per rivederla premiamo il pulsante playback, ovvero freccia su. Come dicevo prima, richiede molta pratica, ma è in grado di dare molte soddisfazioni, soprattutto quando andremo a scannerizzare dei fogli. Per spegnere il dispositivo basterà tenere premuto il pulsante d'accensione. A questo punto avremo due opzioni, o potremo leggere la memory card con un lettore di memory card, eccola qui, è in dotazione ed è da 2 GB, oppure potremo connetterlo tramite cavo USB in dotazione. Ovviamente possiamo effettuare la scansione non usufruendo delle batterie in dotazione ma del cavo di alimentazione, però come avete potuto vedere è molto più comodo così. Ripeto, ci vuole molta pratica per utilizzarlo, però una volta capito come usarlo, è davvero un ottimo scanner, un ottimo compagno di viaggio e di studio pure. Al prossimo video, ciao a tutti.